racconto un episodio dell'ultima guerra mondiale che tua bisnonna, mia mamma, mi raccontava sempre che è successo il giorno 28 aprile, preciso preciso, della mia nascita come nazione. Avevo 4 anni. I tedeschi oramai stavano. 25 aprile era la festa della liberazione, ormai era chiusa la guerra, era finita, ma le truppe tedesche erano ancora in giro per l'Europa. Per esempio, qui c'era una colonna di tedeschi che non so perché si stava avviando sulla strada di Marene, stava ritirandosi in direzione di Marene, una colonna di tedeschi, e passava. Proprio lì in via, si chiama via Alba, mi pare quella via lì, che c'è dopo il passaggio a livello di Borgo Marene, da zia, dove abita zia. Lì tutte casette basse, no? E c'era questa colonna di tedeschi in marcia, in ritirata, erano stravolti perché, figurati, braccati come. Insomma, per loro anche era un momento atroce. E quindi, come dire, anche un po' portati a fare dei gesti inconsulti, no? Una ragazza di 20 anni, non so il cognome, ha avuto la curiosità di vedere sta gente che come dire, si ritirava per la strada, armati. E si è affacciata tra le stecche della persiana di casa sua, proprio poco dopo dove abita zia Laura, zio Edo, 2 o 3 case dopo, casette basse, no? Uno dei soldati l'ha vista e chissà perché si è girato e le ha sparato la seccata lì. Allora nonna mi racconta, bisnonna, mi raccontava sempre che però quel soldato lì non è arrivato neanche a Marene, che i partigiani l'avevano già ucciso per la strada. E ho detto, guarda, come dire, Così. delitto e castigo. Sì, erano braccati, no? Quindi questi erano come le Capisco. Sì. bestie durante la caccia, no? E quando ha capito. Questi partigiani li attaccavano così mentre si ritiravano e quella è andata così. Io questa la so per sicura, perché nonna, bisnonna, me l'ha raccontato troppe volte, quindi sono sicuro che è andata proprio a succedere così, che qualcuno ha sparato a sta ragazza. E per ritorsione i partigiani hanno sparato alla colonna mentre si ritirava. Quello stesso giorno a Genola hanno chiuso in una casa, quello è un episodio bruttissimo che sanno tutti, hanno chiuso in una casa una quantità di persone, io adesso non so quante, però è andato fuoco, hanno bruciato tutti i vivi. I tedeschi in ritirata. E cosa vuoi? Hanno fatto da una parte e dall'altra delle cose terribili. Il risultato potrebbe essere che le guerre non si fanno, abbiamo imparato così bene, infatti che ne stiamo facendo una. Thank you.
ricordo, tempo di guerra, avevo 5 anni. Da mangiare c'era poco, perché c'erano i tedeschi. Sì. Venivano a fare il giro, se trovavano qualcosa, se lo prendevano e mangiavano. Un giorno mia mamma ha fatto il pane, che avevamo il forno, faceva il pane, e sono arrivati il pane quando è qua, come quasi cotto, ci sente l'odore del pane. Allora loro hanno detto così: ostia, qua ho profumo di pane. Hanno aperto il forno e l'hanno preso, si sono caricati e sono partiti. Mia mamma gli ha detto così: ma non avete un cuore? Io con tutti questi bambini cosa gli do da mangiare? Si sono girati indietro, uno si è tolto lo zaino, gli ha dato due micche di pane. E allora mia mamma gli ha detto grazie, perché per educazione. Allora lui la guarda e gli ha detto grazie a te. E poi sono partiti. Tutto paesana, tutte le case, tutte. C'era il parroco, si chiamava Don Uccelli, andava davanti di tutti, alzava le mani e diceva così: non fate cose grandi, perché abbiamo tanti bimbi, tanta gente povera, non fate cose grandi. Però paesana aveva bruciato tutto. Avevamo le mucche su in montagna, su a Pian Croesio. I tedeschi sono arrivati là, facevano il giro nelle stalle dove c'era un vitello, qualcosa, lo prendevano, lo uccidevano, lo facevano cuocere e mangiavano. E noi altri, zero. Poi è arrivato mio fratello, dopo 7 anni di guerra, è ritornato. Quando l'ho conosciuto avevo 7 anni, come suo figlio. E allora è arrivato lì a casa, ha chiamato mamma e papà. Mio papà è uscito fuori e gli ha detto a mia mamma: il nostro figlio che arriva. Poi sono andati in casa. E lui ha raccontato un po' la sua vita che ha fatto.
e voleva salutarmi, ma io non lo conoscevo, non andavo vicino, mi scappavo da un angolo all'altro. Poi ha raccontato diverse volte, ha raccontato così, che quando hanno fatto la guerra fredda, lì non avevano proprio niente da mangiare. C'era una casa più sotto, sono andati a trovarli, gli hanno dato un po' di patate e li hanno fatto cuocere, hanno mangiato pelle e tutto perché la gran fame che avevano. È stata una cosa. Per ritornare a casa dai suoi familiari hanno messo quasi un mese. Facevano una tappa, poi si nascondevano, poi facevano un'altra tappa, si nascondevano. Poi un giorno il municipio ha mandato a chiamare mio papà. Allora è arrivato sul postino e mi ha detto così: "Dov'è tuo papà?" "È nei campi che lavora", gli ho detto. "Allora prendi questo biglietto, vaglielo portare subito, subito, che a Paesana nel municipio ne hanno bisogno." Io sono corsa dal mio papà, gli ho detto, dato questo biglietto, mio papà l'ha letto e le ha detto a mia mamma: "Devo partire subito perché mi vogliono al municipio parlare del nostro figlio. O che per la strada che arriva o che ci mandano a dire che l'hanno trovato morto, via." Allora è venuto giù. E la guardia lì del municipio gli ha detto: "Hai solo 5 minuti, poi ti chiamano." Allora mio papà è andato nel municipio, si è seduto. Dopo 2 minuti gli hanno detto così: "Adesso vieni con noi, che ti facciamo sentire una persona." Allora, che i tempi là non c'era televisione, c'era la radio. Allora mio papà è andato lì dentro e gli hanno detto, ha parlato, ha detto: "Io sono il figlio. Io sono di Paesana, sono il figlio di Bertorello Giovanni San Lorenzo. Sto ritornando, non so se mi metto ancora una settimana o se metto solo per vedere come possiamo fare." E dopo 3 o 4 giorni è arrivato. Thank you.
Allora, uno dei fatti, anzi, il fatto più grave che è successo a Bari nell'ultima guerra mondiale è avvenuto il 1 luglio del 1944, quando i tedeschi, per rappresaglia, poiché i partigiani avevano ucciso un soldato tedesco, per rappresaglia sono venuti a Bari con una colonna militare, hanno radunato tutti i cittadini nel piazzale della fabbrica, il Tannino, come lo chiamavamo noi, la fabbrica degli estratti tannici, e poi hanno dato fuoco alle case, hanno cominciato dal borgo inferiore e poi sono venuti su nel centro e hanno bruciato diverse case. E questo è un fatto gravissimo, come detto, del 1 luglio del 44. Io non me le ricordo, però noi abitavamo le combe, da lassù mia mamma, mia nonna, mio padre no, perché era in guerra, vedevano benissimo tutta la gente che andava giù al Tannino, scortata dai tedeschi, e poi hanno visto le case a bruciare. E un altro fatto che mi raccontavano sempre era che, appunto, lì alle Combe, dove abitavamo noi, un giorno erano in cortile mia mamma con me piccolo in braccio, mia nonna Teresa e un'altra vicina di casa, erano lì che cucivano, e senza quasi che se ne accorgessero si sono trovati i tedeschi che avevano circondato la casa, i militari tedeschi. Poi due sono venuti nel cortile, hanno chiesto a mia nonna di perquisire la casa, quindi sono entrati in tutte le stanze per vedere che non ci fossero partigiani. E in una stanza, la sala come la chiamavamo noi, c'era appeso al muro il ritratto di mio nonno, che era morto nella prima guerra mondiale, quella del 15-18. Era un ritratto con mio nonno vestito da militare. E allora il tedesco ha chiesto a mia nonna chi fosse quel ritratto, di chi fosse. E mia nonna, che era una molto decisa, gli ha detto: quello è mio marito, ma me l'hanno già ammazzato nella prima guerra mondiale, quindi ho solo più il ritratto. Un altro fatto che mi raccontavano sempre era quando invece i partigiani hanno ucciso due ragazzi giovani, la Beltramo e la Re, li hanno portati giù vicino al Ghiandone, dall'altra parte del Ghiandone, di fronte al cimitero, sotto la collina di San Pietro, e lì le hanno ammazzate perché le avevano accusate di essere delle spie per i tedeschi. E mia mamma mi raccontava che, siccome sono passate giù per la strada sotto casa nostra, le sentiva, mentre la portavano giù, le sentiva piangere e gridare, e poi però l'hanno portata giù e l'hanno uccisa. Questi sono fatti che mi raccontavano sempre loro.